Ok. E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo su Outlast. Che idiota del cazzo che sei. Vabbè, vai, salutate. Salve. Buongiorno. Io mi sto già cagando sotto. Ho fatto continuo forse. Senza il forse, hai fatto continuo. No, avevo cliccato su una partita. No, ho cliccato su continuo. Vabbè, voi fate finta di non vedere, non vedete. Chiudete gli occhi, Chi se ne frega chi è? Le patatine. Siamo attorno ancora meglio. Allora anche se le mangia tutte. Ma puoi andare piano con le patatine ingordo, che è un gioco bello e horror. Ma soprattutto horror. Soprattutto bello. Ok, sta caricando, attenzione. Madonna, cazzo, ma forse laggerà un po'. Beh, non penso, io un po' pochino. Allora. Raga, è finite tutte. Allora, aspetta, potete vedere degli elicotteri. Vabbè, qua c'è la radio che sta parlando, noi siamo in macchina. Non sto guidando io, sta guidando da solo. Giura. No, magari giuro. Sembrava che stavo io facendo le cose. Che fake che sei. Ma ci stanno volendo, però è vero. Oh, fa 1% ogni volte le papo se non metti 2 mega, perché me l'avrei già scaricato. Sì, ma non stiamo facendo un gameplay se non l'avete capito, ragazzi. Raga, ma vecchio, vuoi stare zitto, ti prego. Siamo sul gioco horror. Va bene. E questo qua sarà il let's play, quindi boh, registreremo oggi una parte, la prossima volta registriamo una volta. Una piccola parte, soltanto un'ora. Sì, un'ora. Beh, un'ora sono tipo 4, perché 15 minuti l'una. Senza tagli, perché sarà un bel let's fai play. 20. Anche un'ora in più, vediamo, dato che non abbiamo il problema della cosa. Ok. Allora iniziamo subito qua. Magari certe parti le tagliamo. Allora, non mi conosci, devo fare in fretta, forse mi controllo. Ho lavorato 2 settimane come consulente informatico in una clinica psichiatrica morfo che viene. Sto per infrangere tonnellate clausole per riservatezza, ma non me ne frega un cazzo, giustamente. Per quelli possono andare tutti in fare in culo. Devo andare, voi leggete lì dentro se c'è uno delle cose orribili. Non riesco a capire, anzi non riesco a capire nemmeno a metà di quello che ho visto. I dottori parlano di una terapia dei sonni che è andata troppo oltre, rivelando qualcosa che li aspetta sulle montagne. La gente soffre, quelli della Murko fanno i soldi. Devono saperlo tutti. Chiudi. Batterie, fotocamera. Per vedere in mezzo a tutte robe. Intanto Luca si sta facendo i cazzi suoi, quindi cioè alla fine il gameplay consiste in... sta giocando ora. Consiste in Anas che ha paura. Cos'è? Da mangiare? Boom, Goro. Goro, adesso te cambi il posto. Oh, e quello che vuoi tieni in mano i mappi. Goro no, non mi fidate neanche li tengo Goro in mano. Ma guarda che a me prende meglio, boh, sarà un bug e forse. Gli obiettivi vengono aggiornati, sì, ok. Allora facendo tab, cioè, vediamo le note e i documenti. Voglio questo. Facendo N abbiamo direttamente le note, aspetta, facendo J direttamente i documenti. Io voglio questo. Io voglio questo. Posso vedere sopra la cerimonia di Omar? Sì, sì, basta che vedi te di non fare casini. Oh raga, ma alla fine, okay. Quindi, cioè, mattone non viene più. Qui c'è una stanza. No, via fa, entra. Sarà... Oh! Non puoi entrare? Sì. Sì. E guarda che bello, si vede anche i piedi del mio personaggio. Tipo se le posto a 2. Ok. Ma guarda che dovevi prendere qualcosa dentro. Ma quella è casa mia. No, non c'era niente. So già perché io, raga, ho un po' giocato, ma fino tipo a una parte che vi dirò. Fino a prima quando... Io con un colpo alla porta premi tanto sinistro mouse. Sì, ma non è giusto che Favaro sta già tutto il gameplay e non prende paura. Non so. Cioè, non è giusto. Per sollevarmi di campo e premi il pulsante destro. Mentre registrato, nota è stata aggiunta. Non usare la telecamera. Vabbè, c'è la nota. No, ma era solo per il test. Intanto possiamo anche correre, così ci sbrighiamo un attimo. Questo qua dovrebbe essere il manicomio dove succederanno cose. Apri la porta, ma giura, sei molto perspicace. Oh, lo so. Sei molto... Se non l'avete visto, c'era un tizio che... Guarda che reaction. Non si apre. In verità l'ho saputo. Come idea. Ho fatto esattamente fino a quando noi entriamo, poi da quando oh, guarda che qua niente. C'era un tizio che accendeva e chiudeva la luce. Sì. Accendeva e chiudeva, soprattutto chiudeva la luce, non spegne. Chiudeva. Siamo in Veneto che diciamo chiudere. No, non è vero. Ok, poi guardate raga, se andiamo da questa porta, che devo dire, ma si apre e... Vuole. Guardate. Madonna! Ho visto un calo enorme di frame. Spazio per lasciare. Com'è che mi lasciavo cadere? Aspetta che così lo imparo. Ah, non. Ok.
Quando avevi il cane acceso puoi ingrandire. Ma tu te lo ricordi a memoria? Ma no, te lo sei vista apposta? Se l'ho visto tipo un anno fa. Ah, ok. Cioè, no, perché sennò c'era strada. Ho visto tanto l'ultimo episodio di ieri che ha caricato. In caso avevo anche amnesia. Jump. A parte quell'episodio che l'ha caricato, no, l'ultimo episodio che l'ha caricato ieri. Veramente amnesia, cioè no. C'avevo anche delle belle mappe. L'ultimo episodio so com'è, perché l'ho visto che l'ha caricato ieri una persona che non dico nome né cognome. Chi? Jimbo. Marco Gobbo. Ok, allora saltiamo subito su. Oh, che parkour. Oh, raga, sei spinta la luce. Qua? Ok, e va, io qua non so più niente, quindi... Perché mi ero già un po' cagato addosso. Comunque, allora, qua abbiamo la fotocamera col coso. Non lo spieghiamo più. Perché tanto abbiamo capito che dobbiamo andare qua. Ok, qua c'è un coso. Raga, io direi di entrare in quella porta e chiuderci là dentro. Chiudiamoci qua dentro prima che qualcuno... Qua intanto c'è il Cristo. No, non è un Cristo, è un vescovo. Aspetta, fai del... Io lo conosco. Vi lo conosce? È suo papà. È Ratzinger. No, oh, è suo papà. Lì sul coso. È Stuling. Porca madonna. La televisione. Era lo Slenderman, non l'avete capito, dai. Bam. Ok, qua non madonna, si può passare. Ah, sì che si può. Dio santissimo, perché si deve muovere così, cioè? Perché se non ci passa, povero, la ciccione non ha fatto la diretta. Anche un PC da gaming, anche uno youtuber. Ma in teoria c'era una nota che si può prendere qua, infatti. Batteria. Ah, la batteria. No, ma c'era una nota che si poteva prendere, no, a qualche parte. La qua. Batteria. No, con la batteria. Con Ariel le fai la ricarica, però non caricare adesso. Oddio. Sicuro? Ecco, lo sapevo che c'era una nota. Ecco. Anche PC da gaming. Mamma. È identico al mio. Nota, vediamola velocemente. Sì. Sarà ah, è il numero di un paziente certo, Billy. Willy Wonka. Willy Wonka. Oddio. Billy Wonka. Oh, io dire. Perché ci sono delle ombre. Va, vaffanculo. Ok, io direi di salire. È il bagno, lasciate stare il bagno. Cazzo, mi sta. Dai, secondo me qualcuno. Coca-Cola drink, attenzione. Oh, chiudiamo la porta. Il video è batterie. Per favore, davanti. Oh, vecchio, chiudi la porta intanto. Perché dobbiamo. Cioè, ti caghi addosso. Almeno se in caso dobbiamo scappare. Si può aprire il film. Che penso che dobbiamo andare qua. Ragione selezione premi spazio. Lo sto facendo. Non Qua no. Andiamo un attimo per di qua. Aspetta. Guarda se per di qua. Guarda, c'è Dio. Cos'ha sto tipo? Che è partito schizziboom. Non è meglio se ne bisogno di Outlast. Sì, ma così di svago, ma ho visto solo la demo dei due che doveva ancora uscire. Ho visto un tipo correre là. Ok. Poi mi posso spoilerare una parte che mi ricordo da... Sì, anche io mi ricordo di aver visto un video di Fabio. Ok, adesso vediamo. Porca madonna, perché mi hai spinto? Cane randaggio. Usa la videocamera qua, che sono in casa. È scomparso. Ecco. Ah, no. Usa la videocamera, se no... No, non usare la telecamera. Dio santo, perché? Spegni la telecamera un attimo. Ti dico io quando riaccenderla. Sto qua senza testa, puraccio lui. Aspetta un attimo. Perché devi andare com'è così? Ma stai fermo! Stai non fermo! Stai fermo! Ah, non ricordo, sei ritardato, però. Dio santo, perché ci sono tutte queste cose? Ti sta parlando! Nessuno sta parlando! Non fuggiti. Puntati, non puoi batterli, devi nasconderti. Ok, dobbiamo nasconderci. Per sbloccare l'ingresso. Dove sono i comandi della sicurezza? Vai avanti, cazzo. Sei in una cazzo di libreria. Aspetta, biblioteca. Girati. No. Attento. State fermi, voglio. Dai, vai. Vai, cazzo duro. C'è l'ombra di un tipo. Guarda per. Ah, no, sono paleoliche. Cioè, paleoliche. Che era aperta quella, cazzo di porta. Ma io, raga, ho visto un tipo passare qua. Anch'io prima. Anch'io, ma è entrato dentro la porta. E Madonna, devi aprire quella cazzo di perché porta. Perché dobbiamo giocare a Outlast? L'ho scelto anche io, testa di cazzo. Apri questa porta. Hai detto che è uno che dei meno horror. È sulla wiki, devi aprire quella porta. Aspetta,
Il camper di qua. La puoi passare stretto. So, ma sto vedendo un'occhiata in giro. Prova un attimo ad aprire quella cazzo di porta. No, c'era un tipo e io non entro là. Porca puttana tua mamma. Come cazzo che non puoi. Perché vuoi. Perché si gioca a Minecraft spammato? Spammato. Se mi so spammare. Ma che cazzo è successo? Ma dovevi? Porcellino. Beh, ma era ovvio. La Madonna, mi ha fatto più paura questo che l'altro. Che pelatone brutto. Tu che saresti? Maronno Garmin. Dopo ti dico che a un certo punto ci sarà tipo un rituale in cui fanno tipo vai via da questo corpo. Ma capisco, Dio mi ha inviato una posta. La piccola di te, figliolo, hai ricevuto la chiamata. Nel mezzo. Pensavo che fosse tuo fratello. Madonna mia. Porcellino. Ma che cazzo vuole quel bastardo? Porcellino a sua madre, Dio buono, quella puttana. Lui è la pancia di un po'. In tutto questo, no, in tutta tranquillità, un morto, perché... Fuggi da manicomio, cazzo! Giura. Molto perspicace, porca troia. Minchia. Oh, ecco... Guarda lì che c'erano dei computer. Ah, guarda, c'è il sistema di sicurezza, non possiamo uscire. Questa era la porta di entrata, probabilmente. Lì ci sono dei computer. Ma c'è scritto? Un attimo. Proclaim the gospel. Gospel, non so che voglio dire. Gospel? Calma. Ah, sì. Vuoi che gioco io? Guarda qui, sicurezza secondo me, computer. No, non vedi che c'è una scrivania davanti alla porta? Ritardato. Ah, ci stava il trucchetto. Guarda qua le postazioni da gaming. Oh, raga, cos'è questo? Un Intel Core? No, è un HP vecchio, è un HP. Nvidia, GeForce 970, 1080. Non so neanche che cazzo stai dicendo. Sì, le schede grafiche. Sì, ma 1970, 1080, cazzo. Sì, sono il numero delle GTX. Ma entra e chiude la porta. La scuola mia 970. Entra e chiude no, la porta. No, è 970. Ti giuro. Avrei so che è un Nvidia, ma quando me l'avevi detto. No, scuola mia. Ogni volta che entri nella scuola mia devi chiudere la porta. Meglio non ti aggredisco. Ma no, c'è niente, lo so, gioco su qualcosa. Allora, ho trovato altri documenti. Leggili. Ok, si può sbirciare così, senza che... Sbircia. Vai. Tanto si uccide e basta, quindi. Davvero? No. Vai avanti. C'era scritta exit che mi tenta, ma... Sì, prova ad aprirla. È chiusa. Guarda che abbiamo attirato il... No. Si vuole che ci uccide. Puoi anche zoomare, tipo, mi sembra. Vai avanti, sì, con la rotellina. E avanti. Io raga ho una paura di sto qua. Puoi andare avanti? Corri! Corri sennò ti uccide veramente. È cappelletto. È cappelletto. Ma mi sembra che ha una faccia anche qua sulla sì, stai attento. Puoi andare via. Qua guarda la TV, non fanno niente. Ma che bella TV, guarda che bella. Oh, che bel programma, cazzo. Aspetta, ma sono due o tre? Sono due. Tre. Dove l'hanno simbolizzato? Cos'ha? Ha gli occhi d'alieno, vecchio! Cos'ha nella faccia? Maronna! Che brutto che è! Questi video, questo qua. Vabbè. Vabbè, cosa? No, questo qua è accettabile, sì. Normale. Questo un attimo lì veniva dice, vabbè. E poi c'è lui che se magari alzi la testa fino di puttana. No, non l'alza più. Ma che cos'è sta cosa qua che ha? Cos'è? Guarda la gamba, guarda la gamba. Quella madonna, ma che schifo. Guarda che ti ammazzano se gli rompi con te. È l'unione fra un ratto e un cinese. O devi abbassarti. Sono i necromorfi di Dead Space. Qua non si può fare niente. Sì, devi abbassarti, non vedi che c'era il buco. Come ci si abbassa? Ho paura. Cosa che è sto rumore? Da strafastidio vecchio. E aprire la porta. Che cazzo è quello? Non vedi un cazzo se metti la visione notturna, idiota. È morto. Ok, era un tizio che stava giocando con la joystick, infatti. Raga, la sindrome di Lavandonia. Io chiudo perché. Sindrome sì, così se ti uccide non possono neanche venire a salvarti. È morto. Cioè. Sì, sì. Non puoi scappare. Oh, è un poliziotto! È la chiave per la aprire. Chiave per aprire la roba. Quello che c'era prima, l'exit di prima. Un poliziotto. Guarda, guarda il nostro computer, no. Tab.
Nel tab. Ok. E inventario la chiave delle... Ok. Anche come copio le robe delle chiavette. Ce le usavo anch'io le chiavette. Puntatore del mouse. Mi copiato il puntatore del mouse, stronzo. Che cazzo guardi? Ritardato mentale. Cosa? Perché ti metti a sbirciare? Cos'è che ho copiato? Puntatore del mouse. È quello standard del gioco. Ah, è quello del gioco? Sì. Ti sei salvato. In verità ce l'avevo anch'io nero, però poi l'ho cambiato perché te dice che ti copiavo. Vabbè, voi siete belli. Mettitelo sempre. Rosso, ecchio. Dovessi scaricare. Tra l'altro, che ore sono? È mezzogiorno e mezzo. Sono tipo le 3 e no, i 45 c'è sto buio. Ma apri le finestre. Pensai che magari di mattina. No, comunque era mattina perché era di notte, coglione. Vai avanti! Dio santo, lo sapevo, vai avanti! Cosa devo fare? Penso devo fare così, non lo so. C'è scritto. Ok, vai avanti. Corri, corri, prima che si rialzi. Chiamiamo gli altri. Passa, entra, entra, chiudi la porta. Chiudi la porta, prima che ti arrivi. Ehi! No! No! Ora sei strano ritardato. Maron, subiterà le bolle. Come il mio screensaver. Prima c'era, sì, c'era. Vabbè, prendiamo sulla sinistra. Sì, se fai meno casino attiri meno tizi tipo quello là di prima. Sì, possiamo anche non andarci. Ok. In teoria, cos'è che possiamo fare con quella chiave? Non aprire possiamo... una porta. Aprire l'exit di prima, no, questo. No, no, quella là. Chiave elettronica dei comandi della sicurezza. Dobbiamo usarla per qualcosa. Per la sicurezza. E più gli altri giochi horror, non è che ti fa paura il gioco. Le musiche. Sì, l'atmosfera è quella che conta. Cioè, se è tutto tranquillo, ti fa cagare in mano. Poi dico, va, sì, dai, ma hai tipo il tipo di prima che era caduto. Perché non si può usare la sedia rotale? Quindi vai prima. Scendiamo giù, e dato che ci sono delle tre. Io, guarda. Ok, prova a premere giù. Sta bene. No, per l'altro tasto. Secondo te scadono due o tre piani. Non è lo stesso. Ok. Oh, ascoltatevi, si era addormentato però. No. Ho una chiave. Andiamo a vedere, allora. Andiamo là. Per di qua. Mi sto cagando sotto, raga. C'è la pisciatella. Ricorda che puoi guardare le tue spalle tenendo premuto QE. Mentre corri. Cioè, se faccio così... Ah! Un doppia V. Due volte doppia V. No, come? Quando corro devo fare Q. Faccio così e guardo dietro. Io aspetterei un attimo. Troppo tardi. Cosa sta ascoltando tuo fratello? Ok, io direi che quella è l'unica porta che non apriamo. Cosa vuol dire? Guarda che bello, witness. Ok, ha scritto qualcosa. Ha fatto una nota su questa cosa. Che ho sta cosa che devo aprire tutti i bagni. No, guarda là più attentamente. È una testa! E quella è una mano! E l'hanno incastrato nel bagno, madonna. Che sì, ma che bullismo. Bullismo, raga, ciccio gamer, picchiato. Ok. Oh, piatolo, quello là, piatolo. Dai, non facciamo queste cose che poi andiamo su una merda. Siamo nella merda fino al collo. Ma proprio qua. No, non ho batteria. Il computer. No, il mio computer. Batteria. Per caricare R da roba in caso. Ti ricordo, nero. Perché in questo posto non può esserci qualcosa di normale. Cioè, ma è il meno si è chiusa, raga. La porta, Pare che non era chiusa. Nel dubbio la chiudo. No, era altro tasto. Pom. Sì, ma sei tu, cioè fai un po' di più casino. Io direi. Ma non esiste un modo. La sicurezza. Oh. No, sinistro, ma perché non ne c'è una? Puoi entrare. Sì. Oh, ok. Mi chiuderei dentro. Ma sempre con quella arroganza dei lie. Lei si fa morire. No, un attimo la telecamera. Io sono sicuro che becchiamo una telecamera con uno che. Vai. Come veri hacker, quel prompt dei comandi. Windows XP, attenzione! Oh, stai zitto che Windows XP ce l'ho anch'io. E va. Io ho Windows Vista.
Mario è un mostro, ecco. No. È il tizio di prima. È l'alieno di prima. Cazzo, quello che ci aveva salvato. Ci ha spento la corrente. Mm. Ma l'ha spenta lui, non hai visto che sì. Ha toccato qualcosa. Ha spento la corrente il troione. Sì, non vedo quello che sta succedendo fuori. Nasconditi dentro l'armadio, dentro l'armadio. Davvero? No, bastardo. No, no. E vabbè, ma dai, che cazzo, ne potevo sapere io. Figlio di puttana. Che strambullo. Vabbè, c'è il checkpoint. Devo uscire. Corri, corri, corri. Ma di nuovo, ma stai calmo. Mi ha ucciso adesso. Ti ha staccato il braccio di cattiveria. Dio santo. Di prepotente. Oh, adesso vai subito nell'armadio. Che era checkpoint quello, almeno. Subito nell'armadio. No, davvero. Non guardare qua, io. Vai subito nell'armadio. Guarda, ti salti tra. Non provare a combattere, te lo scrive anche. Adesso qua, ragazze. E la Madonna. Guardate che bullo che è. Che bullo, ciccione obeso di merda. Se eri qui, porcellino, magari li troverò tutti. Piccolo porcellino. Minchia, ha aperto l'altra e non la nostra, ma è scemo. No, ha aperto l'altro, si è visto la. Although my heart is closed, my eyes are open wide. Looking for the magic stone, keep me warm inside.